l'autotrasporto gestito dalla criminalità organizzata, spesso volentieri usando tra l'altro una manodopera molto economica, cioè autisti che vengono dall'est Europa, specialmente Romania, Albania e quant'altro. E poi c'è una differenza forte che è strutturale. Ci sono mafie, Cosa Nostra per esempio, la Sacra Corona, che sono strutture fortemente gerarchizzate e questo rende paradossalmente più facile combattere, perché quando tu metti il boss in carcere, la catena di comando in effetti si sente. Ci diceva Pietro Grasso, presidente del Senato, in qualità di, sapete, magistrato di lungo corso, noi abbiamo intervistato, nella sua intervista apre per appunto questo numero, ci diceva che paradossalmente la mafia siciliana ha una regola castrante per cui praticamente il boss non può essere sostituito finché in vita, anche se addirittura in carcere. Cioè voi capite che questo tipo di gerarchia obiettivamente in presenza di una forte e efficace azione repressiva può causare un problema. All'estremo opposto c'è invece il caso della camorra, che poi gli addetti ai lavori chiamano camorre al plurale, perché in realtà è una sorta di galassia di bande più o meno nate, criminali che combattono per il marciapiede, per la piazza di spaccio, e che rappresentano, diciamo, un fenomeno criminale direi proprio da strada, da qui anche la difficoltà di imporre una pax mafiosa nel territorio urbano di Napoli, quindi spesso si sentono i fatti di cronaca come omicidi, esecuzioni in strada e cose di questo genere. E poi nel mezzo c'è il modello che in questo momento è un po' sulla cresta dell'onda, perché è quello strutturalmente più efficace, che è quello dell'andrangheta calabrese, la quale ha fondamentalmente queste unità vendrine, che sono poi spesso e volentieri unità familiari, che sono trapiantabili in qualche modo anche in contesti non solo geografici ma anche culturali e economici molto lontani da quello d'origine. Penso per esempio alla Germania, quando la famosa strage di Duisburg, che vi ricordate qualche anno fa, diciamo, anche la Germania scoprì di avere un problema mafioso al suo interno, chiaramente non così pervasivo come quello che abbiamo noi. Le indagini portarono a scoprire, indagini che vennero svolte, e questo ci tengo a dirlo, con la collaborazione fondamentale che venne richiesta dalle autorità tedesche, delle nostre autorità, perché l'expertise che abbiamo noi in materia di antimafia, per fortuna o purtroppo, a seconda dei punti di vista, ma di fatto in Europa non c'era nessuno, ancora meno. E si scoprì che, diciamo, le lendrine presenti per l'appunto in quella zona della Germania erano gruppi familiari che erano stati proprio trapiantati in territorio tedesco e che, diciamo, avevano mantenuto in una sorta di microcosmo quindi di affiliazione, i rapporti per l'appunto gerarchici familiari. E questo però è appunto fondamentale, da qui l'elemento territoriale che ti dicevo. Tutto fa capo comunque al territorio di origine, quindi quando c'è da risolvere poi qualche questione si va comunque, si torna in Calabria a risolverla. Questo paradosso assurdo, se volete, che una delle regioni proprio più povere d'Italia ha prodotto una delle mafie più, se volete, potenti, ma non è un paradosso, perché come giustamente diceva la professoressa, la mafia si giova dell'assenza di Stato fondamentalmente, dove dell'assenza di Stato è generale di opportunità, quindi dove il lavoro manca di più, dove il tessuto sociale è messo più alla prova per appunto dal carattere lasco della rete economica e anche istituzionale, ecco lì per l'appunto fiorisce il fenomeno criminale. Fenomeno criminale che comunque in Italia rappresenta veramente una potenza economica. Questi sono dati che io prendo da un ottimo articolo sempre, diciamo, di questo numero di Piero Messina, che è un nostro collaboratore, autore siciliani si occupano molto di mafia, in questo caso proprio di Cosa Nostra, ma che in generale, diciamo, accesso a molti documenti che trattano comunque di criminalità organizzata in Italia in generale, che ha scritto un articolo appunto sul fatturato di mafia S.p.A., chiamiamola così, chiaramente unisce, diciamo, le attività criminali di organizzazioni per appunto diverse, che in alcuni casi sono anche in contrasto, diciamo, in competizione tra loro, ma insomma il fatturato delle attività della criminalità organizzata italiana, che fondamentalmente appunto vuol dire mafia, anzi mafie, è stimato in 138 miliardi di euro all'anno. Voi capite che in questo momento non abbiamo questo problema a Parigi, non sono 2 miliardi per la copertura diciamo dell'IMU. Un utili quindi pari a centinaia di miliardi di euro e quindi un'incidenza sul prodotto interno lordo italiano che è stimato in circa il 10%.
non so fare il calcolo di quante finanziarie sarebbero, però poi capite che al di là dell'aspetto prettamente economico, il livello di inquinamento, diciamo, di pressione sull'autonomia legale è veramente altissimo. Come è possibile questo? E mi avvio velocemente, diciamo, alla conclusione di questa panoramica. Beh, è possibile fondamentalmente per due ragioni, almeno credo. In parte una ragione che ha a che fare con noi proprio, e cioè che la crisi economica comunque fa sì che l'economia esponga il fianco chiaramente alla penetrazione mafiosa. Insomma, quando ci sono molte aziende in difficoltà, chiusura oppure rilevare attività di vario genere con capitali, come dire, con una grossa massa di liquidità, che è quella di cui di solito dispongono le attività, le organizzazioni mafiose, provenienti, diciamo, dalle attività illecite, e quindi il riciclaggio della pulitura del denaro diventa chiaramente più facile. C'è anche un problema, direi, molto grosso di, chiamiamola così, di debolezza della politica rispetto chiaramente alla corruzione mafiosa, perché la mafia in realtà, diciamo, non vuole farsi Stato, la mafia vuole, diciamo, usare in maniera parassitaria lo Stato, diciamo, che già c'è, per chiaramente, diciamo, fare affari. Quindi paradossalmente non c'è in realtà, cioè la fioritura del crimine organizzato in condizioni di assenza di Stato non è un risultato della attiva ricerca da parte dell'organizzazione mafiosa di una lotta aperta, di una guerra aperta con lo Stato per sostituirsi ad esso. È, diciamo, il rapporto causa-effetto è esattamente l'opposto, cioè è l'assenza dello Stato o la debolezza della politica che si lascia sedurre, diciamo così, dal mafioso che porta voti, che dà favori economici e quant'altro, che poi permette la criminalità per l'appunto di Stato. E poi, e questo è il senso del numero di questo, del titolo di questo numero del circuito delle mafie, c'è un fatto per l'appunto internazionale, cioè per l'appunto le mafie si sono internazionalizzate e così facendo quindi hanno allargato il loro potere economico, ma anche la loro capacità di pressione istituzionale. Esistono mafie propriamente dette fuori dall'Italia? Vi chiedo, la risposta, se ha un senso quello che ho detto fino adesso, è no, nel senso che le mafie come organizzazioni che oltre al profitto mirano anche al controllo, all'ampliamento territoriale, sono un fenomeno molto italiano. Ci sono, in effetti, vengono ravvisate alcune analogie con alcune organizzazioni, per esempio i cartelli della droga messicani, ma fondamentalmente le grandi anche organizzazioni criminali estere sono normalmente orientate soprattutto al profitto. Un esempio che viene fatto sempre in questo numero è un esempio che trovo interessante, sono le mafie cinesi, che vengono normalmente definite mafie per l'appunto, ma che in realtà sono fondamentalmente in questa sorta di turbocapitalismo che in questo momento caratterizza la Cina, dei mezzi di accumulo primario del capitale. Quindi, diciamo, i mafiosi cinesi o i grandi criminali cinesi non puntano in realtà a farsi dei loro feudi territoriali, ma puntano fondamentalmente a diventare ricchi per poi ripulirsi, diciamo, e diventare grossi imprenditori. Però ci sono delle grosse analogie o comunque convergenze funzionali che hanno a che fare con il fatto che le nostre mafie esportano dei modelli di organizzazione e a loro volta ne prendono alcuni e li usano. Che cosa esportano? Beh, esportano per l'appunto i metodi fondamentalmente di pressione sulla politica, quindi la corruzione, cioè la pratica della corruzione come metodo di pressione sulla politica. Esportano le strutture organizzative, la gerarchia organizzativa che ritroviamo, per esempio, ancora una volta per fare l'esempio, nei cartelli della droga messicana, ma prendono anche in prestito. Queste, infatti, sono contento anche di questo modo di incontro alla sollecitazione della professoressa. Questa è una mappa che fa vedere un po' quali sono le grandi rotte del traffico di droga globale. Parliamo veramente della. E ecco, uno dei modelli su cui c'è in effetti una grossa convergenza organizzativa tra mafie italiane e organizzazioni internazionali è proprio nel modo in cui vengono organizzate, diciamo, l'importazione in Europa delle partite di droga che vengono molto dal Sud America. Come? Beh, fondamentalmente con questa creazione in pratica di
cellule ad hoc, non proprio chiamate cellule, diciamo, nel linguaggio dell'antimafia, che sono praticamente delle sorte di piccoli comando che vengono creati proprio quando c'è magari da trasportare una tonnellata di cocaina, mezza tonnellata di cocaina in Sud America, allora si crea praticamente ad hoc questa piccola cellula composta magari di 4-5 persone, ognuno con un compito specifico, c'è quello che tiene in contatto, che prende contatti con il produttore, c'è quello che cura il trasporto, c'è quello che si occupa della sicurezza, c'è quello che si occupa del reinvestimento dei proventi. Queste cellule hanno un legame molto obliquo con l'organizzazione madre, per cui se vengono scoperti, se il carico viene scoperto, questi finiscono in galera, ma diciamo l'organizzazione è salva. E questo è un modello che viene usato molto, diciamo, dall'organizzazione della droga in Sud America, e che è stato fatto proprio dalla 'Ndrangheta, per esempio, per importare per esempio cocaina o via, diciamo, praticamente attraverso l'Africa, la costa occidentale dell'Africa, e poi facendola transitare nell'area Sahara, Sahel, e poi facendola arrivare normalmente nel porto di Gioia Tauro, oppure addirittura di aereo. Finisco dicendo che in generale l'aumento della forza della criminalità organizzata è dovuto, credo, a due fattori. Della globalizzazione ho parlato, l'altro fattore fondamentale, non ce lo scordiamo, noi viviamo ancora nell'onda lunga, in pratica, del 1989, di questo terremoto geopolitico che ha fatto collassare in pratica la divisione del mondo in due blocchi e che ha fatto fallire molti stati, non ce lo scordiamo, l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, ma anche stati per esempio come il Sudan, che si è diviso adesso, paesi come la Somalia, che di fatto in quanto entità statuali non esistono, tra un po' potrebbe essere anche la lotta della Siria. Ecco, dovunque ci sono vuoti di potere così grandi, da lì chiaramente diciamo, la strutturazione di poteri criminali è particolarmente facile. E quindi da questo punto di vista, se voi pensate per esempio, adesso non mi dilungo perché chiaramente non c'è tempo, ma al ruolo fondamentale che l'Afghanistan, grande produttore di oppio, di oppiacei, riveste nel traffico mondiale di oppiacei, quindi di eroina, Afghanistan che da solo soddisfa oltre il 90% della domanda mondiale di oppiacei, parlo di quella illegale, beh, chiaramente, diciamo, voi capite che quindi ci sono proprio masse territoriali molto grandi che, sfuggendo al controllo statuale, al controllo sovrano, si prestano all'infiltrazione, diciamo, alla proliferazione dei fenomeni criminali. Grazie. Grazie mille, dottor Marotta, che ha iniziato a portarci in questo viaggio che facciamo in senso inverso. Ci ha ricordato che la 'Ndrangheta praticamente ha il monopolio del commercio di cocaina in Italia e ha detto anche che sta diventando molto forte in Germania. E qui nella cartina vediamo la freccia che va dall'America Latina, la freccia gialla è quella del viaggio della cocaina, va in varie parti del mondo, però vediamo che passa una rotta, passa dall'Africa, arriva in Europa. E questo è proprio quello di cui ci parlerà adesso, quindi continuiamo, ripeto, in senso contrario di questo viaggio un po' particolare, la dottoressa Capuzzi, che è giornalista dell'Avvenire e si occupa di questi temi, si occupa molto di America Latina e in precedente ha lavorato anche alla RAI. Io lascerei subito la parola. Grazie mille, grazie alla professoressa, grazie a tutti voi di essere qua. Sono molto contenta per una duplice ragione. Uno, perché un istituto appunto prestigioso come l'ISPI si occupi di estrema attenzione al narcotraffico, l'ha fatto l'anno scorso con una terza conferenza, la voglio fare quest'anno, e questo è un indicatore di quanto le mafie, il narcotraffico, l'economia criminale in qualche modo influisca sempre di più sulla geopolitica, e credo che questo sia bene ricordarlo. E mi fa molto piacere di essere stata invitata qua in occasione della presentazione del Global Business, che ritengo sia veramente un ottimo strumento per poterci orientare un po' in questo argomento nebuloso e complesso che è il narcotraffico, anche perché fa un giro del mondo, no? Delle mafie e delle varie organizzazioni. E adesso io vi porterò a ricostruire un po' l'incontro tra due mondi apparentemente molto diversi, quelli dei cartelli della droga messicana e le varie galassie jihadiste che si trovano in Africa, che si sono moltiplicate appunto grazie a quel terremoto geopolitico che è stato la parola del muro di Berlino e poi questo faticoso ricostruirsi dell'ordine mondiale, che in
secondo campo che si è ricostruito, e che sono due universi apparentemente distanti, apparentemente geograficamente, culturalmente e socialmente lontani, e che pure trovano questo punto di convergenza nel continente africano e guardano direttamente all'Europa. Innanzitutto è da ricordare che lo sviluppo dei cartelli messicani, per come sono oggi, relativamente recente. I cartelli messicani risalgono come origine agli anni 50, ma erano organizzazioni criminali con un potere limitato, perché c'erano grandi cartelli colombiani. Il mio intervento si centra soprattutto su quella che è una delle fonti principali dei proventi della criminalità organizzata oggi, che è il narcotraffico, ma in particolare il traffico di cocaina. E la cocaina, che è la sostanza stupefacente più consumata, insieme, anche qua le proporzioni divergono, però alle pasticche, alle metanfetamine, tutti quei prodotti di droghe sintetiche che dilagano nelle discoteche. E la cocaina viene prodotta sostanzialmente in tre paesi: Colombia, Bolivia e Perù, in particolare Colombia e Perù. Il problema è che i grandi mercati di produzione non coincide con il mercato di consumo, perché i grandi consumatori di cocaina si trovano sostanzialmente in due parti del mondo, Stati Uniti ed Europa. In Europa però il consumo di cocaina è qualcosa di relativamente recente, relativamente dico, perché a livello di fenomeno di massa comincia ad affermarsi negli anni 2000. Quindi abbiamo 15 anni di consumo forte di cocaina. Questo crea una serie di cambiamenti nella geografia criminale, perché se prima il principale e quasi l'unico consumatore di cocaina erano gli Stati Uniti, ora crea le organizzazioni produttrici, le organizzazioni che trafficano la coca, la necessità di portarla in Europa. Per prima cosa, in questi ultimi 10-15 anni sono avvenuti una serie di fenomeni nell'economia criminale che sono avvenuti in punta di piedi, come spesso accade, sono passati inosservati tra i media e adesso se ne vedono più che altro gli effetti, quindi si parte a ritroso come sempre, dagli effetti devastanti si cerca di risalire alle origini. Per lavoro ho dovuto occuparmi l'anno scorso di un'inchiesta che c'era stata negli Stati Uniti, la procura di New York aveva deciso di congelare un conto della Lebanese Canadian Bank, una banca con sede a Beirut ma con varie sedi anche negli Stati Uniti, aveva congelato un conto di $150,000, una cifra relativamente modesta, sempre parlando di numeri di economia criminale. Era stato chiuso, congelato questo conto per riciclaggio. Il fatto interessante è che attraverso seguendo la pista del denaro di questo conto, si è arrivati a scoprire un'intricatissima rete di riciclaggio che univa le due sponde dell'Atlantico, cioè da una parte il Messico, dall'altra parte gruppi jihadisti situati in Africa. Come? Dal 2000, dicevo, avviene un cambiamento nella geografia criminale. Se prima erano i grandi cartelli messicani, che trafficavano la cocaina, quindi dalla produzione direttamente si occupavano di far allargare il mercato di consumo fondamentalmente negli Stati Uniti e in misura molto minore in Europa, accade che la pressione americana produce una disgregazione dei cartelli colombiani. I cartelli messicani a quel punto approfittano del vuoto criminale che si è creato. Perché? Perché avevano sempre avuto una funzione di appoggio logistico ai cartelli colombiani. Dato che il mercato di consumo si trova negli Stati Uniti, era necessario far passare la coca dal Messico. Quindi veniva fornito loro una sorta di pagamento di bilancio. Nel momento in cui i cartelli messicani e colombiani perdono potenza, i cartelli messicani approfittano del vuoto criminale e assumono la direzione del traffico. Non si limitano più solo a farsi pagare una quota di pedaggio, di passaggio logistico, ma assumono direttamente solo loro a fare il prezzo. Diversificano la loro offerta, cioè i mercati, capendo che oltre agli Stati Uniti, che sono già saturi di cocaina, è necessario guardare a nuovi mercati, soprattutto all'Europa, mercato emergente della cocaina, ormai neanche più emergente, ormai consumatore stabile. Quindi è necessario trafficare la cocaina per l'Europa. In generale, appunto, essendo il narcotraffico ovviamente vietato e non legale, è difficile far arrivare i carichi direttamente dal Sud America, dall'America centrale dove passa fino all'Europa. È necessario fare delle tappe intermedie perché si perdano un po' le tracce dei carichi, perché si possa più facilmente mimetizzare la cosa. E il trampolino ideale che viene intravisto è l'Africa.
per due ragioni: perché l'Africa ha, come sottolineava in apertura la professoressa Mori, entità statuali molto deboli, c'è cioè tutta la fascia del Sahara Sahel che ha un controllo sia del territorio ma anche un controllo delle istituzioni stesse molto labile e molto basso, e ci sono quindi ampi territori senza Stato, cioè tutta la fascia del Sahel, che può essere usato con facilmente come trampolino per arrivare in Europa. E qua arriviamo all'altro mondo, la geografia jihadista, anche quest'ultima è cambiata, si è profondamente modificata, delle entità statuali in Africa, appunto la Somalia, ma anche la stessa Nigeria, mostrano i loro limiti istituzionali, si forma tutta questa ondata di galassia jihadista proveniente dall'Afghanistan, proveniente dall'Iraq, non dimentichiamoci che la pressione americana in Medio Oriente è stata forte, quindi necessariamente alcune cellule si trasferiscono in Africa, contemporaneamente altre cellule dalla guerra d'Algeria si trasferiscono nel Sahel, che è la zona meno controllata. Fondamentalmente all'inizio commerciano in sigarette, favoriscono la tratta di migranti, non commerciano ancora in droga, tranne qualche piccolo quantitativo di cannabis. Il commercio della droga inizia quando l'Africa comincia a diventare una rotta dall'America Latina. Fondamentalmente l'Africa occidentale, inizia dall'Africa occidentale, però poi si estende. Che cosa accade? Accade che i jihadisti e i grandi cartelli messicani della droga hanno interessi speculari, perché da una parte i cartelli messicani hanno necessità di far passare la droga per l'Africa, dall'altra parte la galassia jihadista ha interesse sempre di più, dato che la pressione americana e la pressione algerina è molto forte per sconfiggere il fondamentalismo islamico, di denaro per comprare armi, quindi hanno interessi speculari. Questi interessi speculari portano, più che a un'alleanza stabile, più che a un vero e proprio matrimonio di convenienza, si parla di accordi d'affari situazionali redditizi per entrambi. C'è, questo è interessante sottolinearlo, quando gli americani fanno il famoso blitz nel covo di Abbottabad in Pakistan, trovano una serie di documenti che raccontano le divergenze esplose all'interno della dirigenza d'Al-Qaeda sul fatto se sia lecito o meno usare i proventi del narcotraffico, perché il narcotraffico e la droga è vietata dal Corano, dicono più ortodossi, quindi c'è tutta una fazione più ortodossa che dice il consumo di stupefacenti non è lecito. C'è una fazione molto più drammatica, che è quella che poi vince, che dice sì, è vero, non è lecito, ma non la usiamo noi, noi non promuoviamo il consumo interno, ma è il kufir, quindi una sorta di jihad a bassa intensità, cioè si dà all'Occidente, che viene considerato appunto decadente, la droga che chiede per autodistruggersi. E appunto anche questo è curioso da sottolineare, come all'interno di un'organizzazione come Al-Qaeda si nasca questo dibattito interno sul narcotraffico. Alla fine come viene risolto? Viene risolto sostanzialmente dicendo i gruppi jihadisti, in primis ACMI, che è diventato famoso, tra virgolette, in Occidente dopo il sequestro dei cooperanti, tra cui l'italiano Sella 1, che poi appunto è quello che ha dato visibilità. Al cambio del sequestro, ACMI si finanzia sostanzialmente con il traffico di droga. Però non traffica direttamente. ACMI e gli altri gruppi jihadisti fondamentalmente forniscono appoggio logistico e si fanno pagare un pedaggio che varia, può essere o una cifra che va intorno a $5,000 per ogni chilo di coca che passa il territorio, oppure un 10% del carico, questo dipende dall'accordo. In ogni caso la quota di cocaina che passa attraverso l'Africa è esponenzialmente aumentata. Anche qua ci dobbiamo sempre riferire a delle stime perché si basano fondamentalmente sui sequestri, però sono indicative. Se fino al 2004 venivano sequestrate, venivano trafficate più o meno 4 tonnellate, si parlava di una quota di 40 tonnellate di cocaina, adesso siamo a una quota che è tra 4 e 5 volte tanto. Quindi si nota un aumento esponenziale in relazione con l'aumento del consumo europeo. Che cosa accade? Fondamentalmente la cocaina arriva in Africa occidentale via aereo, via terra, e tutta una zona disseminata di piste clandestine o di facili
facili approdi. Poi viene trasportata per il Sahel e qua i vigilisti forniscono l'appoggio logistico e tecnico per trasportare. Arriva sulle coste dell'Africa settentrionale e poi a quel punto passa o per Gioia Tauro o i porti della Spagna. Ci sono tutta una serie di entrate che permettono di portare la coppia in Europa. Che cosa comporta questa alleanza stabile tra narcos messicani e gruppi jihadisti? Attenzione, ci sono stati tutta una serie di casi, questa inchiesta americana che mi era occupata dall'albanista Nedienberg è terminata con l'arresto di diversi boss messicani in Africa, stabiliti in modo con una presenza radicata nel territorio in Africa. Quindi che cosa comporta? Comporta sicuramente dei pericoli rilevanti, perché i proventi della droga finiscono in una gran parte in mano a gruppi jihadisti che poi li riusano per comprare armi, che poi li riusano per portare avanti i loro propositi criminali. Non solo. Contemporaneamente al traffico di coca, e qua appunto mi avvio alla conclusione, i cartelli messicani hanno anche l'expertise di un altro tipo di sostanza stupefacente, ovvero dallo scarto di produzione di cocaina mescolata in vari modi, anche perché hanno le risorse finanziarie per potersi servire di tutta una serie di scienziati più o meno coniventi, hanno creato dei laboratori di droghe sintetiche che riescono a replicare più o meno l'effetto della cocaina, costano molto meno. Ora, la pressione statunitense, anche la pressione interna in Messico è alta, dal 2006 nel paese latinoamericano è in corso una narcoguerra che ha fatto già 120.000 vittime completamente dimenticate dall'Occidente, che non parla mai della guerra della droga in Messico. In ogni caso la pressione è cresciuta, è forte, e questo ha spinto i cartelli messicani a delocalizzare la produzione. Per la cocaina non è possibile, perché la cocaina per fatti naturali cresce in Colombia, Perù e Bolivia e conto. Le pasticche però si possono fare in Messico, si possono fare in Colombia, si possono fare dappertutto. E allora che cosa hanno fatto? Hanno spostato la produzione sempre più verso sud o sempre più verso est. Che cosa significa? Verso sud sono verso quegli stati del Centro America dove c'è un'assenza totale dello Stato, Honduras, Salvador, Guatemala, piccole isole dei Caraibi, ma anche nel nord dell'Argentina dove c'è un'ampia parte del paese che non è controllato dalle forze di sicurezza. Dall'altra parte in Africa, la produzione di metanfetamine in Africa è ormai un dato di fatto, gli americani hanno fatto tra gli ultimi due anni una serie di operazioni dove hanno trovato quantità di pastiglie, ma non solo la pasticca in sé, ma i laboratori veri e propri della produzione di pastiglie. E quindi la produzione di sostanze tipo metanfetamine e efedrine si è spostata in Africa. E questo assolve una duplice funzione: da una parte permette di spostare la produzione in luoghi dove più difficilmente può essere scoperta, dall'altra parte è anche molto più comodo per trasportarle in Europa che poi il mercato di consumo, quindi sono più vicine al consumatore. Il problema è serio, l'indicatore lo troviamo nell'atteggiamento degli Stati Uniti, che già dal 2011 il Dipartimento di Stato ha discusso di questa emergere dei legami tra cartelli messicani della droga e gruppi jihadisti. Non a caso la spesa militare per addestrare le polizie antidroga, i gruppi antidroga africani si è moltiplicata per 7, si calcola che attualmente gli Stati Uniti spendono 100 milioni di dollari l'anno per addestrare le polizie locali, la DEA americana ha aperto due nuovi uffici in Africa occidentale, d'altra parte però oltre a questa azione repressiva, qua torniamo a un punto fondamentale, c'è il fatto che le droghe, le mafie, le forme di criminalità prosperano in quelle aree del mondo dove c'è la possibilità di reperire tanta manodopera, e sicuramente l'Africa occidentale e il Sahel lo sono, perché sono regioni poverissime, regioni sterminate, dove l'attività statuale è debolissima, dove spesso l'unica occasione di trovare un lavoro, di trovare un riscatto viene fatto appunto dal gruppo jihadista o dal gruppo di narcotrafficanti. Ancora fino a qualche mese fa c'era la grande carestia in Sahel, allarmi che molto spesso non vediamo, quindi credo che sia importante anche da parte dell'opinione pubblica notare.
portare una connessione, si può reprimere sicuramente il narcotraffico ed è giusto farlo, però poi c'è una necessità di rimuovere le cause originali, se quando ampi pezzi di mondo resteranno con autorità statuali molto deboli, con economie fragilissime esposte ancora alla siccità, è pazzesco che nel 2013 stiamo parlando di siccità, sarà difficile contrastare questi mix potentissimi, fortissimi, esplosivi, come può essere un'alleanza tra le macchine di morte sofisticatissime che sono i cartelli messicani della droga e dall'altra parte i giornalisti molto vicini alle nostre coste. Grazie. Grazie mille, dottoressa Capuzzi, e finiamo il nostro viaggio proprio in Colombia. Colombia che insieme al Perù è il principale produttore di cocaina. E finiamo il nostro viaggio con un ospite colombiano, quindi un ospite d'eccezione, è il dottor Riccardo Roche Garcia, che è economista e ricercatore, lavora presso un paio di università in Colombia, ma soprattutto collabora con Nazioni Unite, Banca Interamericana di Sviluppo, governo colombiano, ha scritto tantissimo su numerosi libri sul tema del narcotraffico, prova ne è che ce ne ha portato uno, l'ultimo uscito, La nuova dimensione del narcotraffico in Colombia. Allora, il dottor Garcia parlerà in spagnolo e successivamente ci sarà la traduzione, quindi sarà naturalmente, per chi può seguire lo spagnolo, diciamo, interessante se lo sente due volte, ma altrimenti aspettate la traduzione che verrà fatta subito, non vedete voi qual è il ritmo che volete dare. Grazie. Grazie per l'invitazione, grazie per questa conoscenza, compartirles el nuevo trabajo que hicimos. Este trabajo básicamente lo que hace es rendirle tributo al interés que tenemos los colombianos en medir y conocer uno de los grandes problemas que tenemos. Grazie dell'invito. Questo lavoro rende tributo all'interesse che i colombiani, che noi colombiani abbiamo per la droga, per questo argomento della droga. Y esta en realidad es una actualización de un trabajo que hice a final del siglo pasado. È un aggiornamento di un lavoro fatto alla fine del secolo XX. Y por solo ser una medición, por fortuna tuve el patrocinio que me lo publicaron. Dato che una riedizione ha avuto per fortuna degli sponsor che hanno pubblicato questo libro. En el intermedio tuve oportunidad de hacer dos evaluaciones de la estrategia antinarcóticos, pero esas no han sido publicadas. Nel frattempo ho fatto anche due valutazioni delle strategie per combattere il narcotraffico, ma quelle due valutazioni non sono state pubblicate. Este libro lo encuentran en la versión digital en esta dirección, si están interesados. In quel link potete trovare il libro a vostra disposizione. Sì. Y yo. Pero yo hoy no les voy a hablar del libro, les voy a comentar como una breve historia, una reciente historia de Colombia en torno al tema natural. Oggi non vi parlo del libro, invece vi parlo di una recente storia di Colombia riguardo alla natura. O sea que solamente traigo un slide. Sí. Soltanto vi presenterò questa slide. Sí. Entonces, nosotros tuvimos un comienzo bastante, éramos muy ingenuos, eran los años 70. Y en realidad el narcotráfico nos llevó por
rebote de la erradicación de marihuana que hicieron los mexicanos y los norteamericanos? Allora, la produzione di droga ci è arrivato di rimbalzo dopo che avevano combattuto il traffico di marijuana in Messico e negli Stati Uniti. Entonces, en los años 70 Colombia se convirtió instantáneamente, sin proponérselo, en productor de marijuana. Senza aver avuto un proposito prima, Colombia è diventata un paese produttore di marijuana. En ese momento apareció una nueva clase de colombianos. Sorta una nueva clase de colombianos en quel momento. Que eran, nosotros los denominábamos como los mágicos. Eran llamados i magici. Y eran los empresarios de la marihuana que sorprendentemente tenían mucha riqueza. Erano gli imprenditori che si dedicavano alla marijuana e che di colpo avevano una grande ricchezza e non si sapeva come spiegare questa ricchezza. Sì. In opinione pubblica il narcotraffico non era un delitto, era algo curioso, era algo pittoresco. Secondo la pubblica opinione, in realtà il narcotraffico non era un delitto, era una cosa curiosa, pittoresca. Sì. Sì. E il Stato colombiano frente al narcotraffico stava totalmente preparato. Entonces recurría a la medida del Stato di sitio. Sì, lo Stato colombiano non era preparato per questo traffico. Faceva ricorso ai provvedimenti del Stato de sitio que era interrumpir las garantías civiles como estado de excepción en cabeza presidente. Coprifuoco, un estado de excepcional, de orden excepcional. En ese momento, la importancia económica del narcotráfico en términos del tamaño de toda la economía no llegó a tener más de un 3%. In quel frangente là, in quel momento là, l'economia, la percentuale che riguardava questa economia era un 3%, nel senso il traffico ricopriva un 3% dell'economia del paese, in quel frangente, in quel tempo là. In los 80s, pasaron nuevas perturbaciones internacionales, ese es el tema de ustedes, el tema que les llama la curiosidad. Negli anni Ottanta sono successi delle nuove turbamenti in quegli anni là. Perù e Bolivia decidieron hacer desarrollo rural en las zonas cocaleras. Nelle zone di produzione di cocaina Perù e Bolivia cercarono allora negli anni Ottanta di fare sviluppo rurale. E promovieron la produzione di más hoja di coca, pues sin proponerse. Senza avere il proposito previamente, hanno aumentato la produzione di cocaina, di hoja di coca, cioè la foglia della coca. Sì. Y en Colombia también se hizo erradicación del cultivo de marihuana. Acabaron con el cultivo de marihuana y los mafiosos colombianos se dieron cuenta que la cocaína era mucho más rentable y solamente tenían que traer las violentas de Perú. Anche in Colombia si resero conto che la marijuana non era più tanto redditizia quanto la cocaina, che era molto meglio importare cocaina, bastava un aeroplanino per trasportare la cocaina. E in un poco tempo i mafiosi colombiani controllarono la maggior parte del mercato mayorista a livello internazionale. I mafiosi colombiani
nel giro di poco tempo hanno controllato la maggior parte del mercato della cocaina a livello internazionale. Y pasamos a tener carteles, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de la Costa, el cartel de Bogotá. Sono sorti diversi cartelli della droga, Medellín, Cali, cartel de la Costa e di Bogotá. Sí. Y Colombia se compromete en ese momento a hacer una serie de reformas de descentralización del Estado. In quel momento la Colombia decide di fare delle riforme politiche di decentralizzazione dello Stato. Sì. So, los años 80 fueron supremamente violentos in Colombia perché il narcotráfico è un negozio molto semplice. Básicamente è molto facile da fare. Para lo único che se necesita es ponerle barriera di entrada a los demás competidores. Allora, gli anni 80 sono stati anni di molta violenza perché in realtà il narcotraffico ha un modo di fare molto semplice, si tratta semplicemente di mettere delle barriere di entrata all'entrata nei confronti dei concorrenti. Sí. Y fundamentalmente eso se hace a través de violencia y corrupción. E questo viene fatto attraverso la violenza e la corruzione. En los años 90 ya el narcotráfico se veía como un problema de ilegalidad, ya no era tolerado, se veía que era muy costoso, que era muy problemático dentro de la opinión pública. Negli anni 90 l'opinione pubblica cambia e si vede il narcotraffico come un problema di illegalità, non c'è più tolleranza come prima. Sì. E logramos destruir los carteles, pero otra perturbación en el exterior. Siamo riusciti a sconfiggere i cartelli, ma c'è stato un altro turbamento, un altro sconvolgimento all'estero. Perú y Bolivia establecieron control sobre su espacio aéreo. Perú y Bolivia han impuesto el control del propio espacio aéreo. Y nuestros mafiosos no pudieron seguir trayendo la hoja de coca, la base de coca de Bolivia, sino que se vieron obligados a sembrar cultivos de coca en Colombia. Dunque i nostri mafiosi hanno dovuto seminare direttamente la foglia di coca in Colombia, non hanno più potuto portare la coca dalla Bolivia o dal Perù. Y eso generó que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda encontraran fuentes de financiamiento en los cultivos, lucharan por él. Y el país se enfrascara en un conflitto armato muy violento. Questo fece sì che l'estrema destra e l'estrema sinistra del paese trovassero dei finanziamenti derivati dalla droga e il paese sprofondò in un conflitto molto violento. Eso nos llevó a regresar el proceso de centralización. Perché le regioni erano molto deboli rispetto al tema narcotraffico. Questo ha fatto sì che si tornasse indietro riguardo al processo di decentralizzazione, perché le regioni erano molto deboli nei confronti del narcotraffico. También en los 90 nos llevó a negociar un proceso de paz con la guerrilla, pero para ganar tiempo. Anche negli anni 90 ebbe luogo un processo di negoziale con la guerriglia, ma fondamentalmente mirava a guadagnare del tempo. Sì, mientras che il governo si armava e fortaleceva il sistema di giustizia. Mentre il governo cercava di armarsi e rendere più forte il proprio sistema di giustizia. E nel presente millennio el gobierno con la ayuda de los Estados Unidos implementa una estrategia de reducción de la oferta replicando básicamente lo que se hizo en Bolivia y en Perú, control aéreo y reducción de los cultivos.
In questo millennio, dopo il 2000, invece il governo, con l'aiuto degli Stati Uniti, cerca di fare ridurre l'offerta e anche controllare lo spazio aereo. Il tamaño de la economía del narcotráfico se redujo a un 2%. Dunque la grandezza dell'economia del narcotráfico si vista ridotta al 2%. Sin embargo, se hizo evidente que los grupos de extrema derecha y en menor medida los grupos de extrema izquierda habían establecido vínculos con la política colombiana. En este momento, una tercera parte de los congresistas están acusados de tener vínculos con los paramilitares o están juzgados por tenerlos. In quegli anni emerge che i gruppi di estrema destra e di estrema sinistra hanno vincoli con la politica e si scopre che un terzo dei politici sono coinvolti. Sì. Sì. Nosotros in Colombia jugamos con las palabras, nos gustan los eufemismos. A noi in Colombia piacciono gli eufemismi, ci piace giocare con le parole. Entonces, como teníamos paramilitares, y los paramilitares resultaron muy amigos los políticos, entonces juntamos las dos palabras en parapolítico. Siccome avevamo i paramilitari, erano molto amici dei politici, adesso abbiamo unito le due parole e abbiamo i parapolitici. Pero detrás de eso nosotros vimos cómo emergía en toda su dimensión el problema del crimen organizado, ¿no? Donde los narcotraficantes veían grandes oportunidades en los sectores marginados y donde hacer negocios era muy costoso. Donde no podían ir las multinacionales, donde no podían ir los conglomerados económicos, los narcotraficantes tenían la posibilidad de hacer negocios. I narcotrafficanti hanno visto dove si poteva fare affari, là dove le società transnazionali non riuscivano ad entrare, loro sì riuscivano ad entrare e ottenere benefici. Bueno. Y en este principio del milenio, desde el punto de vista internacional, que es el tema que les llama a ustedes la atención, nosotros ya dejamos de ser perturbados y nos convertimos en una perturbación. Siamo diventati, da essere perturbati, siamo diventati noi la perturbación. Sí. Entonces, todos los países vecinos del área andina estaban muy bravos con nosotros y muy preocupados porque por culpa de Colombia se iban a llenar de narcotráfico. Tutti i paesi dell'area andina erano molto arrabbiati contro di noi perché per colpa nostra si sarebbero riempiti di narcotraffico. Y tenían razón porque se llenaron de narcotráfico. E avevano ragione che si sono riempiti di narcotráfico. Sí. Y estamos ahora en el momento presente en las perspectivas, que son los años 2010. Le prospettive di questa decada, di questo decennio, dopo il 2010? Sì. Nosotros que vemos que el problema del narcotráfico nos va a seguir tocando, nos va a seguir causando problemas, pero de manera diferente que en el pasado. Vediamo che il problema del narcotraffico continua a riguardarci e ci causa ancora dei problemi, ma in un modo diverso riguardo al passato. La cocaina si può sembrare alrededor di tutto il tropico, alrededor del mondo, eccetto nel mare. Nella zona tropicale la cocaina può essere seminata in tutto il mondo, non soltanto là, tranne nel mare. Y la coca, que es nuestro producto
Ilegal Estrella, seguramente va a tener mercado donde las economías están creciendo. El narcotráfico, el consumo de cocaína crece en las ciudades más ricas, los países se están enriqueciendo, o sea que los grandes mercados van a ser Europa y Asia. La cocaina ha mercato là dove l'economia cresce, pertanto i futuri mercati della cocaina saranno l'Europa e l'Asia. L'aiuto internazionale che abbiamo ricevuto si va a marchitar, perché gli Stati Uniti già annunciato dentro tre anni che va ad aiutare. Fra tre anni gli Stati Uniti smetteranno di aiutarci e quell'aiuto che abbiamo ricevuto dagli Stati Uniti andrà perso, marcirà. Il narcotráfico in Colombia va a evolucionare a crimine organizzato, tratta di blancas, tratta di persone con lavoro, estorsione. È come di essere rurale si ha convertito in urbano, è come lo che stiamo vedendo. Sono grandi problemi. Il narcotraffico si evolverà dedicandosi ad altre attività come la tratta di persone, la tratta di donne. Y en vez y ahora nuestras organizaciones criminales son pequeñas bandas criminales, son bandas de barrio, bandas de ciudad, bandas de municipio, y son muchísimas. Le nostre organizzazioni criminali sono piccoli gruppi di quartieri, ci sono una miriade di gruppi piccoli dediti al narcotraffico. E c'è una notizia positiva, credo che c'è un consenso nel paese che il narcotraffico è illegale e anche che è illegittimo. È qualcosa negativo. C'è un consenso a livello nazionale che c'è un consenso sul fatto che il narcotraffico è illegale, è negativo, e questa è una notizia positiva. E il governo in questo momento sta negoziando un processo di pace con la guerriglia, già negoziò due punti. E attualmente il governo ha delle trattative in corso per un processo di pace con la guerriglia, ha già negoziato su due punti. Il primo punto fu una riforma agraria. Il primo punto è stata una riforma agraria. Il secondo punto è l'ingresso alla politica della guerriglia. Il secondo punto è l'entrata in politica della guerriglia. Y el tercer punto es el rol de la guerrilla en el narcotráfico. El tercer punto de cui trattano es el rol de la guerrilla en el narcotráfico. Es a mi entender el punto crucial de la negociación. ¿Por qué razón? Porque tradicionalmente la guerrilla ha sido una defensora de los cultivadores cocaleros. Questo a mio parere è un punto cruciale della trattativa perché la guerriglia è stata ha difeso sempre i cocaleros, i produttori di coca. Sì, e come defensore e rappresentante dei cocaleros e lo politico, perché è una guerriglia che tiene anche un lato politico, va a trattare di eliminare la erradicación con de Julián. Dal punto di vista politico la guerriglia come attore politico cercherà di fermare il coltivo. Sì, il governo applica de Julián al sentido de coca. Applicherà defogliante però il dramma in questa negoziazione è che
el gobierno todavía no ha encontrado una alternativa de vida para los cultivadores de coca. Lo único que les ha ofrecido es glifosato. Per ora il governo però non ha trovato un'alternativa di vita per i produttori di coca. E ese va a ser el punto crucial de la negociación y seguramente nosotros, si sale adelante, vamos a tener diferentes problemas que los tenemos. Se va avanti questa trattativa, questo accordo, avremo altri problemi, differenti problemi. Muchas gracias. Benissimo, grazie dottor Rocha. E io aprirei a qualche domanda, se ci sono domande. C'è il microfono che arriva, se alzate la mano, raccogliamo magari due o tre domande, se sono specifiche può farle, altrimenti... Sì, perfetto. È una domanda che non so ben dividere tra il dottor Maronta e il dottor Garcia. Parto da questa ultima considerazione del dottor Garcia, e cioè che la mancanza di offerta di alternative costringe persone che sono consapevolmente o no coinvolte in attività criminale a continuarla e a perpetuarla. Questo discorso si comprende come sia fondamentale dalla lucidissima analisi del dottor Maronta, il quale ci ha fatto capire, e anche della professoressa Mori che l'ha introdotto, come il narcotraffico, che è uno dei vasi, dei motori propulsori della mafia, ma non sicuramente l'unico. Quindi noi parliamo in questo momento delle mafie di cui l'Italia è una parte significativa, ancorché vi sia stata una globalizzazione. Questo non può essere un elemento di diluizione, certo, per comprendere come l'Italia sia al centro di questa situazione. La mafia è nemica dello Stato, la mafia è nemica delle democrazie, la mafia è nemica dell'economia. Questo è quanto ho compreso. Devo dare atto con grande sentimento che l'ISPI è uno delle poche centri dove io sento fare questi discorsi. Altrove questi discorsi sono soldati, diluiti e vasini. Ecco che fin tanto questa situazione permane di scarsa sensibilizzazione, sia a parole e soprattutto a fatti, cioè di mettere in condizione queste regioni che all'inizio possono nascere perché c'è spazio e quindi luogo. Però a questo punto, quando ci si accorge che questo spazio è occupato, soffoca tutto il paese con le istituzioni, tutti i cittadini che ci sono dentro, io mi aspetterei che ci fosse uno scatto di cose che al di fuori dell'ISPI io non sento vibrare con tanta forza, ma non voglio nemmeno fare ingiustizia a tutti quei magistrati e a tutti quei di polizia che sono stati eroici, però quando si arriva al magistrato della polizia si mette in risalto tutti quelli che sono assenti sopra queste istituzioni. Grazie. Grazie, c'è un'altra persona, altre due persone. Se le mafie si espandono là dove manca il controllo politico, di regolamenti legislativo del territorio, come
fanno queste banche a espandersi in un paese come la Germania, che noi per paradigma pensiamo un paese ad alto controllo del territorio? Come fanno queste banche a espandersi in paesi come la Svizzera, in paesi come la Gran Bretagna e la piazza di Londra, per esempio, dove noi pensiamo che c'è un controllo del territorio? Piccola clausola: quale controllo delle regole economiche e delle regole di business, soprattutto per la Svizzera e soprattutto per Londra? Grazie. Io raccoglierei forse l'ultima domanda, c'è il signore dietro, cansato. Io vorrei sentire il parere degli esperti su un problema molto grosso, cioè che cosa pensano di un'eventuale legalizzazione delle droghe, che d'altronde lo stesso Saviano le ha proposto. Allora, io inizierei a chiedere, ovviamente rispondete a quello che volete rispondere, iniziamo. Sì, domande piuttosto pregnanti, direi. Inizio proprio in ordine scontatamente cronologico. La signora ha fatto un'osservazione molto interessante, almeno molto interessante per me, perché in realtà io mentre parlavo, il professor Rocha mi dà degli appunti che possono essere la risposta alla sua domanda. Cioè io trovavo, io per lavoro ho viaggiato un po' in Afghanistan negli ultimi 6-7 anni e parlando soprattutto con l'emigrante Robert Thatcher americano, che hanno combattuto una guerra parallela fondamentale in questi anni in Afghanistan per cercare di eradicare appunto le coltivazioni che arricchiscono, che oltre a intossicare i nostri consumatori di droghe in Occidente, arricchiscono chiaramente la guerriglia Taliban, mi hanno ripetutamente messo di fronte a una serie di dati, di tante problematiche che condivido con voi oggi sintetizzandole, perché credo che siano poi esattamente lo specchio centroasiatico dei problemi di cui parlava il professore riguardo alla Colombia e Sud America in generale. Qui è veramente interessante, e con questo mi riallaccio anche a quello che diceva la dottoressa Capuzzi nella parte finale del suo intervento, perché sono veramente lo specchio di un problema che non è solo teoricamente un problema di natura poliziesca, ma è in luce e in primis un problema di natura economico-sociale. Tre paralleli fondamentali. Uno, si parlava per l'appunto del negoziato politico per includere la guerriglia nel processo politico colombiano. Un negoziato identico è in corso in questo momento in Afghanistan per includere i Taliban in una prospettiva post-2014, cioè dopo il ritiro degli statunitensi, per includerli nelle dinamiche per l'appunto di governo afghano. Perché quando una componente di un paese, per quanto illegale e per quanto criminale, arriva a un livello di potere tale da non essere più eludibile, o tu in qualche modo cerchi di includerla nel processo politico e cercare di portarla più o meno nell'albero, se non ad una legalità, quantomeno di un disarmo controllato, una forma di giustizia controllata, oppure tu non puoi avere stabilità nel paese. Quindi punto primo, i poteri. Il fatto di essere informale non rende un potere meno potente. Quindi da questo punto di vista stiamo parlando di poteri molto grossi che influenzano i vari contesti in cui sono. Numero due, l'importanza economica per l'appunto della coltivazione della popolazione. Qui c'è una divergenza in realtà grossa rispetto alla Colombia, perché l'Afghanistan ha un grossissimo problema di tossicodipendenza, ma locale. Ma levato questo, mi spiegavano, perché mi è stato detto più di una volta da fonti diverse, quindi giornalisticamente la ritengo fondata una cosa, che i coltivatori, i contadini che coltivano oppio, in questo caso parliamo di oppio in Afghanistan, hanno un vantaggio, chiamiamolo così, o comunque una forma di sicurezza che nessun'altra coltivazione gli dà. Cioè i cosiddetti signori della droga, che sono poi capi, la maggior parte pashtun, delle milizie
notizie che poi diciamo, si fanno la guerra, se la parliamo prima adesso la torneranno a fare tra qualche anno il ritiro della NATO, che fanno? Gli danno, tale è la disponibilità finanziaria, che praticamente gli pagano in anticipo il raccolto, prima ancora della semina, sulla base del raccolto dell'anno precedente. Se il raccolto è minore, il contadino non dà nulla indietro, se è maggiore è la differenza. Chiaramente il contadino non si arricchisce con il raccolto, diciamo, altri si arricchiscono, il raccolto, il pavolo da oppio in sé diciamo, rende poco, però sto parlando di gente che vive diciamo, a livello appena della sussistenza. Quindi voi capite che è tale il potere economico che questa gente, quando gli propone di coltivare zafferano, grano o quant'altro, al netto di tutti gli altri problemi che poi romperemo in Afghanistan, mancanza di infrastrutture, quindi diciamo grossi problemi, ma in generale il potere economico di ricatto rispetto a popolazioni che vivono a livello di sussistenza è tale per cui non c'è storia. Terzo parallelo è appunto, l'ho già un po' citato, la sostenibilità delle vite esterne. In Colombia se ne vanno gli americani, che succede? Il professore ci dice tutto come prima, business as usual. In Afghanistan se ne andrà la NATO e cosa succederà? Facile pronostico, probabilmente avremo problemi anche lì come probabilmente in Colombia. Quindi diciamo c'è fondamentalmente un problema sociale che è alla base del fenomeno criminale, che si chiama in vari modi, povertà estrema in un paese come l'Afghanistan, in un parte della Colombia, si chiama carenza di statualità da noi, ma insomma lo chiamate in vari modi, ma fondamentalmente è un problema economico-sociale che se non affrontato rende inestirpabile il fatto del fenomeno criminale e le sue attività più lucrose. Stiamo parlando di droga fondamentalmente, ma traffico d'armi, di migranti, insomma, attività che normalmente rendono l'incremento. La seconda domanda riguardava invece l'espansione delle mafie in paesi diciamo, a statualità meno lasca della nostra, se vogliamo usare un eufemismo colombiano. Bene, io vedo tre componenti fondamentali. La prima, la signora diciamo, evidentemente conosce in parte già la risposta alla sua domanda, perché ha citato chiaramente due paesi, la Svizzera e in questo caso Londra, che non è un paese ma da sola fa il 30% del PIL britannico, che hanno una caratteristica fondamentale, sono dei centri finanziari molto grossi e sono, direi, la maggior parte dei centri finanziari offshore, nel senso che sono dei posti in cui si portano anche i soldi per pagare le tasse. Chiunque faccia un giro nel centro di Londra diciamo, vede dimore, non sono casa, sono dimore, da un milione, due milioni, tre milioni di dollari, trovate anche articoli sulla stampa, diciamo, parlando di questo, comprati dai ricchi della terra che affluiscono là per pagare le tasse. Beh, chiaramente è ovvio che diciamo, dove c'è questo giro di soldi è facile che l'attività di riciclaggio, che è una delle voci fondamentali dell'attivo delle mafie, prosperi. Però qui io diciamo vorrei così mettere questa considerazione in un contesto più ampio, questo rientra secondo me in un problema diciamo, più ampio che è anche poi un po' alla radice della crisi economica in cui siamo ormai precipitati da tempo e che noi poi ci mettiamo nel nostro per alimentare, ma questo è un altro discorso, e che è fondamentalmente ormai diciamo, il fatto che sia saltato e purtroppo diciamo, dopo sei anni dallo scoppio della crisi questo problema non è rientrato, un qualsiasi rapporto sano tra finanza ed economia, cioè la finanza si è praticamente moltiplicata dal punto di vista esponenziale, dal punto di vista proprio di dimensioni, le transazioni finanziarie, complice la moltiplicazione delle stesse attraverso prodotti derivati e quant'altro, ha raggiunto dimensioni che non hanno obiettivamente più attinenza con l'economia reale. Cioè la finanza non è più, diciamo, il quell'ambito che produce il credito che serve ad alimentare l'economia. È un'altra cosa. Tant'è vero che le borse festeggiano quando l'economia soffre. Lo vedete, diciamo, giornalmente, secondo i listini. Il che dovrebbe essere un controsenso se finanza e economia fossero collegate, ma non lo sono da tempo. Quindi in questo divorzio tra finanza ed economia, se la finanza diventa un'attività fine a se stessa, cioè diciamo, una sorta di zecca virtuale per stampare soldi diciamo, a farli circolare, chiaramente lì le mafie hanno buon gioco a fare attività di riciclaggio e quant'altro. Ma ci sono anche altri due elementi che riguardano la protezione delle mafie in questi paesi. Uno è un elemento di negazione politica. La classe politica tedesca ha efficacemente negato che ci fosse la mafia fino a quando non li hanno ammazzati, pure hanno fatto una strage fuori dal ristorante italiano, venivano di più.
Un collega, diciamo, che è stato anche un esponente di spicco di una commissione parlamentare antimafia di qualche tempo fa, mi diceva che quando sono andati per appunto lì, una delegazione, diciamo, di esperti di antimafia italiana per coadiuvare l'ispettorato tedesco per appunto le indagini, questi, diciamo, esponenti anche, diciamo, autorità del locale, cioè il prefetto, cioè il sindaco di Duisburg, gli hanno detto senza alcuna malizia, crediamoci, non era una mafiosa, detto, ma che peccato, perché questo ristorante, che era il Cubo, vi ricordate anche di chiuso la telecamera quando si era svolta la riunione, peccato perché questo ristorante, il ristorante italiano, si mangiava molto bene, non ci sarebbe mai malizia, che peccato che adesso sia stato chiuso perché insomma gli trova la mano. Cioè, questa gente non aveva minimamente idea di cosa gli stesse succedendo sotto casa, perché non, perché negavano il problema, la mafia non esiste, tanto per capirci, e lo negavano perché fondamentalmente, qui entra in gioco anche fattori, come dire, di psicologia nazionale, diciamo, la mafia è un fenomeno che viene associato a un paese tradizionalmente inaffidabile, tradizionalmente poco serio. Noi questo fenomeno non ce l'abbiamo, noi siamo diversi, siamo calvinisti, siamo protestanti, peccato che chiaramente dove c'è poi ricchezza c'è anche criminalità organizzata e se non si vigila, diciamo, poi tramite lo incasso. E il terzo elemento è un problema di carenza legislativa. È vero che questi paesi hanno un forte controllo del territorio, però guardi, la nostra legislazione antimafia dà una pista, come si dice a Roma, cioè è nettamente avanti rispetto a quella di molti altri paesi, proprio perché noi abbiamo, fondamentalmente da Falcone e Borsellino in poi, abbiamo investito molto anche in diciamo, riforma del codice penale. Ci sono molti paesi che adesso si stanno attrezzando per il perseguimento di reati finanziari. La Svizzera, per esempio, adesso in realtà è molto isolata dal punto di vista politico internazionale e sta facendo accordi per smantellare il segreto bancario, l'ha fatto con Germania, l'ha fatto con noi, in Inghilterra e quant'altro. Ma questi paesi non hanno nei loro codici penali cose come il 41 bis, tanto per tornare a prima, perché non si sono mai trovati nella condizione di dover usare. Quindi in realtà c'è un problema legislativo e infatti noi siamo, diciamo, i nostri magistrati vanno a fare seminari all'estero, molto spesso in Stati Uniti, altrove, sulla legislazione antimafia. Cioè noi siamo un'autorità in materia, quindi da questo punto, poi come si applica una legge da noi, questo è, diciamo, un altro discorso, ma dal punto di vista legislativo in realtà noi abbiamo strumenti che altri paesi non hanno. E infine sulla legalizzazione non saprei, nel senso che questo è un'opinione più che da esperto sedicente tale, diciamo, da cittadino. È possibile che diciamo, legalizzare alcune sostanze stupefacenti, cosiddette droghe leggere, possa in qualche modo ridurre la natura illegale del traffico? Io però, diciamo, sono un po' scettico, innanzitutto perché vedo l'esperienza dell'Olanda da questo punto di vista. Ho amici olandesi che più di un'occasione mi hanno detto che in realtà diciamo, la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere non ha inciso più di tanto, e questo fondamentalmente perché il grosso dei proventi non li fanno l'hashish, ma li fanno la cocaina, li fanno l'eroina. Quindi ormai la cocaina costa talmente poco e che c'è molto più consumo di prima, quindi in realtà, diciamo, i veri soldi non si fanno, si fanno anche con quelle sostanze, ma diciamo, i veri proventi grossi, le grandi organizzazioni criminali le fanno con le droghe cosiddette pesanti. Io francamente non mi sentirei suggerire della legalizzazione dell'eroina e della cocaina, non, diciamo, perché devo fare un discorso politicamente corretto di fronte a voi, ma perché sono fortemente convinto che, insomma, la cosa sarebbe alquanto problematica. Quindi da questo punto di vista la mia risposta è forse non porta alla lontano il discorso della televisione. Grazie, una risposta magari breve perché vorremmo finire. Certo, no, faccio solo due aggiunte, posso sottoscrivo tutto ciò che ha detto il dottor Paronta, che ha risposto molto bene la cosa. Solo un'aggiunta a proposito della questione dello sviluppo delle criminalità organizzate nei territori con un controllo statuale sicuramente molto più forte rispetto ad aree del mondo periferiche. Le organizzazioni criminali in realtà, questo appunto una mia opinione, sono estremamente utili e hanno un'altra capacità di specializzarsi, ovvero partiamo da
uguale e le aree più marginali coincidono in genere con le zone di produzione e transito. Per quel tipo di passaggio, cioè per produrre le sostanze stupefacenti su vasta scala e per farle passare, occorre servirsi di paesi che hanno uno scarso controllo del territorio, non solo. La presenza delle criminalità organizzate a sua volta indebolisce ulteriormente l'autorità statuale. Vi faccio l'esempio del Centro America, dove questo è molto evidente, cioè la penetrazione di queste grandi organizzazioni criminali e si serve per garantire la continuità dei propri traffici, ha necessità di corrompere, e avendo grandi quantità di denaro può farle, la classe politica, a livello istituzionale, la magistratura. Quindi amplia l'effetto, è un circolo vizioso. In altre zone del mondo, che coincidono in genere con le zone di consumo, le organizzazioni criminali hanno altre necessità, fondamentalmente quelle di riciclare i proventi, perché i soldi si mimetizzano sempre dove i soldi girano, e quindi hanno questa necessità. Lì entra in gioco un altro tipo di controllo, cioè nella parte del nord del mondo non è paragonabile, il potere delle organizzazioni criminali è fortissimo ma nascosto, ovvero si serve soprattutto dei circuiti bancari per riciclare il denaro, e qui manca sicuramente, ci dovrebbe essere, basta pensare che ancora molti paesi europei non hanno sottoscritto la convenzione contro il riciclaggio, quindi questo ci fa capire quando ancora c'è una sottovalutazione del fenomeno, che probabilmente deriva anche dal fatto che nel nord del mondo le mafie sparano poco, o le organizzazioni criminali come vogliamo chiamare, nel senso che se in Messico, se in Centro America si parla di 100.000 morti ammazzati e oltre 6 anni, nel nord del mondo le mafie hanno un potere invisibile, usano, per usare una metafora, i guanti di velluto, nel senso che anzi hanno necessità di usare la violenza il meno possibile per non provocare una reazione forte dello Stato. E qui basta vedere quello che è accaduto a Cosa Nostra, che invece ha deciso una strategia frontale di sfida allo Stato, e che questa strategia è stata, per certi versi fallimentare, ha portato alla formazione della 'Ndrangheta. Quindi nel nord del mondo il potere delle mafie c'è sicuramente, però è un potere di differente natura, perché ha differenti esigenze, quella di riciclare i propri proventi e di introdursi nell'economia legale. C'è una penetrazione molto forte nell'economia legale delle organizzazioni criminali, e anche questo richiederebbe una presa d'atto della politica e della società civile. Sulla legalizzazione sottoscrivo in pieno quello che ha detto il dottor Maronta. C'è, appunto, faccio io la pubblicità, visto che non l'ha fatta lui, un articolo bellissimo su Limes, su questo numero di Limes, a proposito del dibattito sulla legalizzazione, molto interessante e molto poco ideologico, affronta il problema da una prospettiva semplicemente di analisi. Che cosa, prima di tutto, che cosa legalizzare? La marijuana se ne può parlare, la cocaina o l'eroina diventa complicato, anche dal punto di vista di salute pubblica. Sicuramente, e questo lo dico appunto da semplice cittadina, è necessaria una nuova conferenza sulle droghe, perché la politica repressiva a tutto tondo non ha prodotto gli effetti sperati, se non staremo qua a parlare di crimine organizzato e narcotraffico, a cui partecipino e abbiamo voce in capitolo soprattutto tra i paesi produttori e i paesi in transito, quindi sono quelli che pagano un costo altissimo in termini di diritti umani. Sulla legalizzazione di pur però ho forti perplessità che possa risolvere il problema, anche perché appunto i veri soldi si fanno con le droghe cosiddette pesanti, quindi c'è il problema anche in cosa benissimo. Risposta, se vuole, sì. La prima battuta, una breve. Sì. Sì. E praticamente io chiedo se avessi dovuto nosotros tuvimos legalización en los años 70 y a pesar de ser que no estábamos persiguiendo la lucha, pero el país nos incendió en los años 70 porque los narcotraficantes, para poder hacer sus negocios, tenían que sacar a sus otros competidores. Entonces se mataban entre ellos y de paso mataban también a las autoridades. Bien.
negli anni 70 non c'era molto narcotraffico, c'era un clima di legalizzazione, ma il paese è incendiato e bruciato, nel senso che tra di loro poi si uccidevano per combattere Yo pensaría que la hay dos utopías, la guerra contra las drogas, la de Reagan, y la otra es la legalización. Es decir, son como dos palabras simples, muy atractivas, pero finalmente la solución la de encontrar cada y este acuerdo al mapa que mostró Fabricio. Si donde uno esté ahí, depende de donde le toque la geografía, es como hacía en las instituciones, uno debe tomar las medidas al respecto. Que es un poco, les he contado la experiencia de lo que ha hecho Colombia, pero no para que lo haga el resto del mundo, sino que es lo que nos ha tocado que hacer. Ci sono due utopie, la guerra contro le droghe e anche quella della legalizzazione. Ogni paese deve trovare la propria soluzione, non c'è una ricetta unica. Io vorrei solo concludere e dire osserviamo quello che succederà in Uruguay, perché l'Uruguay sta passando anche il passaggio al Senato, la liberalizzazione di produzione e consumo della marijuana. Unico paese al mondo, primo, con grandi aiuti anche internazionali da Rockefeller, George Soros, che sono per la liberalizzazione. Questo è un esperimento vivo, vero, non di laboratorio. Se, come dovrebbe a questo punto succedere, avverrà la liberalizzazione, tra qualche anno sapremo se funziona, almeno in un paese latinoamericano, che comunque è uno tra i più avanzati dell'America Latina, più vicino come cultura, come istituzioni a paesi occidentali. Ringrazio tutti per la pazienza, perché sono già le 8:20, spero che sia stato interessante.